sull'emergenza siccità, qual è? C'è un piano concreto attualmente? Che noi stiamo continuando a monitorare la situazione, stiamo cercando di ottenere quei rilasci mirati a salvare i raccolti in agricoltura e nello stesso tempo seguiamo le indicazioni dell'ingegner Curcio per indicare quelle che sono le nostre condizioni, a seguito delle quali, quando loro ci diranno le condizioni minime, si accerterà se siamo in stato di emergenza o meno. Curcio ha detto: noi dobbiamo monitorare le condizioni, sulla base delle condizioni, se si superano certi parametri si entra automaticamente in emergenza. Quindi noi non facciamo altro che mandare i nostri dati in modo che si stabilisca se rientriamo o meno in emergenza. Da parte nostra il lavoro importante è quello che stiamo ottenendo, un rapporto continuo e costante con coloro che gestiscono i bacini idroelettrici, che con il confermato rilascio di un 4 milioni di metri cubi nel Lago Maggiore, nel Lago di Como e 1 milione di metri cubi nel Lago di Iseo, consentono di dare un po' di respiro all'agricoltura.